Amici di Tecnoandroid, bentrovati in questa nuova recensione, oggi molto particolare perché voglio parlarvi di un software e non di un prodotto hardware. Bene, nello specifico vi voglio consigliare un software che serve per monitorare e tenere traccia delle attività fatte da un altro smartphone. Detto così sembra quanto bizzarro, ma in realtà è molto importante, non tanto per spiare qualcuno, quanto per tenere d'occhio magari il device, il telefono, ciò che fa un minore, per esempio, a cui magari avete affidato un telefono e diciamo esposto ai rischi della rete, ai pericoli della rete, e quindi magari per avere un po' più di controllo potete utilizzare questo software. Si chiama mSpy, è disponibile per iOS e Android, quindi lo potete usare su iPad, iPhone, su device come dispositivi Android, tablet, eccetera, e soprattutto la dashboard, se deciderete di attivarlo e di utilizzarlo, vi fornirà tutte le possibilità per tenere traccia appunto di cosa fa il minore, per esempio, con il telefono. Ma come funziona nel dettaglio? Ora lo vediamo, però prima voglio dirvi che cosa fa, a che cosa serve. Per esempio, che cosa può spiare? Usiamo questo termine, ma non mi piace. Cosa può monitorare mSpy sul dispositivo di un'altra persona? Ad esempio la cronologia di telefonate fatte e ricevute, i contatti contattati più di frequente, i messaggi di testo inviati, scambiati, ricevuti, ma non solo, anche le foto e video memorizzati nella galleria dello smartphone della persona appunto che volete monitorare. Ovviamente si tratta di un bambino, barra bambina, barra minore, perché vi ripeto, evitate di utilizzare software del genere per spiare persone, partner, eccetera, perché è alquanto poco etico e anche poco, diciamo, carino. Vorrebbe dire che sono problemi di altra natura se fate una cosa del genere, giusto? Comunque, nel momento in cui volete tenere d'occhio magari l'attività di un bambino, di un minore a cui affidate un telefono, ebbene un attimo, anche finché non prende coscienza e contezza di tutto ciò che è il web, tenere magari sotto controllo un dispositivo, c'è il parental control, e questo è un passo avanti al parental control, e quindi vi permetterà a voi genitori magari di avere un dormire sonni più tranquilli, ecco, usiamo questa similitudine. Piuttosto, che cosa può fare anche? Addirittura, pensate, può mSpy vedere le posizioni Wi-Fi a cui si è connesso lo smartphone in questione. Quindi, per esempio, potete vedere le reti a cui il dispositivo è stato agganciato. Molto utile, e soprattutto anche permette di avere una panoramica a 360 gradi di ciò che fa il minore, in questo caso con il telefono. Un'altra funzionalità molto interessante è quella che vi permetterà di ricevere notifiche sul vostro smartphone principale quando, ad esempio, il telefono in questione della persona che decidete appunto di monitorare, per esempio il minore, come abbiamo detto, inserirà all'interno di determinate app o in altri contesti una parola un po' scomoda. Ecco, per esempio, facciamo finta che la parola in questione è cocomero. Non appena verrà utilizzata all'interno del device la parola cocomero, voi riceverete un alert sul vostro dispositivo principale. Ma non solo. Pensate che c'è anche la possibilità di bloccare e gestire le applicazioni da remoto. Comodissimo, perché? Pensate alla comodità di tenere sotto controllo le applicazioni che magari il bambino o la bambina stanno scaricando per errore. Quante volte capita che scarichiamo per via della pubblicità, dello spam, o rischiamo di scaricare dei software di cui non ci importa proprio? Software per il trading, noi magari non vogliamo fare trading e pigiando un po' a casaccio per uscire dai meandri delle pubblicità su qualche sito, veniamo sobbarcati appunto da tutte queste notifiche, eccetera. Ci troviamo con il telefono, con l'applicazione installata. Ecco, magari se c'è qualcosa che rischia di essere nociva per il minore, parlo di trading, ma non solo, magari semplicemente qualche app anche un po' più pericolosa, qualche altro software che non volete finisca nelle mani di un bambino, voi potete comunque da lontano, da remoto, gestire tutte le app che vengono installate e vederle nel particolar modo, anche bloccarle. Comodissimo. E non finisce qua, perché siccome l'applicazione mSpy riesce a tenere traccia anche delle posizioni GPS, questo vi permetterà di controllare
dove va il bambino, potete farlo anche con altri software o con per esempio la funzione della posizione su iPhone, per dire, ci sono modi, ma la particolarità è che se per esempio il minore va in aree che voi avete designato come pericolose o magari too much, beh, vi arriverà l'alert e potrete gestire e capire dov'è il vostro figlio barra figlia in pochi istanti, in tutta tranquillità, e quindi avere sempre il controllo anche di dove si muove. È comodissimo, soprattutto se avete dato il telefono per la prima volta a un bambino o a una bambina, e quindi, ripeto, è un tema a cui bisogna stare molto attenti e sulla quale bisogna stare anche con un occhio vigile, perché non è tanto dei bambini o delle bambine bisogna preoccuparsi, quanto dei pericoli della rete, che oramai sappiamo sono davvero tanti. Servirebbe, a mio avviso, prima di questi software, un'educazione, magari a scuola, magari in contesti ben specifici, su ciò che la rete può e non può fare, su ciò a cui bisogna stare attenti e ciò a cui bisogna anche prestare particolarmente attenzione, perché, ripeto, il web non è un posto facile, non lo è più, non lo è mai stato, chi lo sa, qua parliamo di discorsi troppo complessi, ma occorre davvero tanta educazione. Ecco, un software del genere arriva a lenire un po' questa criticità, anche se a mio avviso bisogna anche partire da a monte, a priori, un'educazione in famiglia, a casa, nelle scuole, nei contesti sani, affinché i nuovi giovani, le nuove generazioni crescano con una contezza in più di quello che si può fare con dispositivi del genere. Non di meno, se il dispositivo in questione è rootato, ha appunto eseguito il root, beh, potete anche avere accesso ai social network, quindi Instagram, Facebook, eccetera. Addirittura potrete effettuare degli screenshot a intervalli regolari, oppure in altro modo potrete magari registrare lo schermo tramite il centro di controllo del vostro dispositivo, il registratore schermo, e quindi poi di conseguenza avere gli screenshot di ciò che fa il bambino o bambina all'interno dei social network. Molto comodo. Adesso però voglio parlarvi un altro po' del software e di anche le recensioni delle persone, perché effettivamente è così comodo e pratico. Intanto devo dirvi che costa molto poco, circa meno di un caffè al giorno. Il servizio clienti è sempre attivo, quindi potete sempre avere un punto di riferimento che vi supporterà qualora doveste avere delle necessità, delle problematiche, delle criticità, insomma, nella gestione dell'app. È veramente facile da configurare, quindi che cosa voler di più da un software del genere? Vi faccio vedere cosa dice la stampa, Tech Times, altri giornali, addirittura il Los Angeles Times, ma non solo. Come vedete ne sto sfogliando tanti, c'è anche Forbes, ad esempio, e non solo. C'è il Parents Television Council, e non solo, Android Authority, insomma. Come potete vedere è ben recensito, ci sono un sacco di recensioni di utenti che hanno provato il software e come vedete la percentuale di soddisfazione è davvero molto elevata. Vi faccio vedere a questo punto anche come si configura, perché una volta che voi creerete il vostro account gratuito sceglierete il piano, vi ripeto costa davvero molto poco, e potrete iniziare a monitorare tranquillamente. Vi farò vedere adesso la dashboard. Io nel mio periodo di test l'ho utilizzato per monitorare con i miei smartphone, beh, qua c'ho un iPhone 13, ma il mio 16, scusate, ma di base l'ho utilizzato con il mio 15 Pro e con un mio OnePlus 12, quindi ho gestito tutto quanto da solo perché appunto era una fase di test, non volevo spiare nessuno in particolar modo. Ma questa è la dashboard attraverso cui noi possiamo gestire e vedere tutto. È tutto super personalizzabile, come vedete, è davvero fantastica. Siamo sul computer, quindi sul sito. Qua non c'è un ID, ma avrete il vostro ID nel momento in cui attiverete il piano di prova, secondo le vostre esigenze e disponibilità economiche. Vedete, qua c'è la bacheca. Io posso andare nei contatti del telefono, come vedete, Jessica, Thomas Brown, papà, Amanda, zio Sam, Lisa, eccetera, eccetera. Quindi io vedo la rubrica dello smartphone di mio figlio, ad esempio. Quindi ho modo di vedere tutte le persone che sono presenti nei contatti. E quindi mi domando, ma chi ha chiamato mio figlio? Che chiamata ha ricevuta? Vado qui e vedo, senza risposta, papà,
Amanda, Frank, sconosciuto, Matti, Tommy, eccetera, eccetera. Quindi io posso vedere effettivamente tutto ciò che accade. Come ho detto prima, i messaggi di testo, ovviamente è tutto fake, questa è una demo, non, i numeri non esistono, eccetera. Questo per esempio è un codice ID Apple. A volte arrivano per davvero, magari a volte sono scam, sono spam, sono truffe. Quante volte noi riceviamo delle chiamate truffa sul nostro dispositivo? Ecco, serve questo software anche a fare in modo di prevenire una roba del genere o di tenere in allerta ciò che può ricevere il minore sul proprio smartphone. Chat ipotetica con papà e mamma, le chiamate, gli eventi, perché può anche tenere traccia degli eventi che sono tenuti nel calendario del minore, quindi per esempio compleanno di Matti, festa di compleanno di Amanda e concerto di Kanye West. Le foto, io per esempio posso vedere le foto che il minore ha fatto con i propri amici e il figlio, no? Vedete così i video che ci sono. Andiamo avanti, le reti wifi a cui si è connesso, per esempio un bar, casa, casa, e quindi so che è stato al bar, a casa, ma non solo, io vedo il monitoraggio delle parole chiave, quindi se io metto per esempio una parola chiave che può essere cocomero, e quindi dove all'interno i messaggi di testo, la cronologia del browser, dei contatti, chiamate, mail, Skype, WhatsApp, eccetera, mi arriva una notifica alla mia mail. Quindi io facendo così, non appena la parola cocomero verrà inserita all'interno del dispositivo del minore, a me arriverà una notifica. Posso anche scegliere di non farmi notificare nulla. Ecco, questo è molto utile in caso di parole, diciamo, particolari legate al mondo, insomma, dark web. Bisogna sempre stare attenti. Questo vi permette di avere un controllo di questa cosa, e in più può rilevare le parole chiave se per esempio effettivamente è stata utilizzata. Come vedete abbiamo anche l'accesso ai social, WhatsApp, Kick, Messenger, anche Tinder. Certo, su un adolescente mi sembra una violazione della privacy non da poco. Però su un bambino può essere, che non scaricherebbe mai Tinder, però può essere molto utile, perché mi permetterebbe appunto di gestire, tenere sotto controllo qualche chat che mi sembra un po' particolare. Ecco, su un bambino barra bambina può avere senso. Purtroppo il mondo è un postaccio e il mondo del web non è da meno, e quindi un controllo in più in caso estremo con mSpy è possibile farlo. In più si possono fare gli screenshot in tempi con tempi regolari, come vedete il sistema li farà in automatico. C'è la gestione delle posizioni tramite il GPS e il geofencing per tenere traccia, delimitare delle aree dove il bambino barra bambina non può accedere. Molto comodo. E poi l'uso di internet, qual è la cronologia, che cosa ha cercato sul web, i segnalibri del browser. Si possono anche bloccare i siti web, Facebook e Netflix. Non li bloccherei sicuramente, però è un esempio, e poi li posso sbloccare. Posso bloccare le applicazioni. Quindi posso decidere di bloccare per esempio Tinder, posso bloccare Snapchat, quello che mi pare, per evitare appunto che magari il bambino acceda a certe app che possono essere, insomma, un po' pericolose. Per concludere, vi ricordo che il software si può scaricare dal sito ufficiale, non è presente sugli store ufficiali di Google o Apple per via di alcune leggi legate al mondo della privacy. Tuttavia, io voglio ricordarvi una cosa: il software mSpy nasce per spiare, o meglio, tenere traccia di ciò che fa un minore all'interno della rete tramite il proprio smartphone, tablet, eccetera. Quindi serve per prevenire il cyberbullismo, la pedopornografia, brutte piaghe che oggigiorno, diciamo, siamo presenti nel nostro quotidiano. Purtroppo c'è però anche chi utilizza mSpy per altri scopi, come può essere quello di tenere sotto controllo il telefono del proprio partner, della propria fidanzata, del proprio fidanzato. Ecco, mSpy, così come anche noi, non ci assumiamo la responsabilità di un comportamento del genere, perché secondo noi un software così non va assolutamente utilizzato in quella direzione. Piuttosto, se voi doveste avere problemi di fiducia con la vostra compagna o con il vostro compagno, io mi interrogherei più sulla relazione che avete che sull'effettiva efficacia di un software del genere. Quindi mi raccomando, è sempre delicato parlare di argomenti del genere, però a me piace prevenire certe situazioni che possono veramente essere pericolose, come la pedopornografia, perché purtroppo c'è il cyberbullismo che porta
purtroppo a tanti gesti sconsiderati da parte di adolescenti, di persone fragili. Insomma, se pensate che qualcuno sia in pericolo o stia subendo qualcosa di strano, sì, avete un alleato oggi che è M-Spy, però chiedete sempre un consulto, un supporto psicologico, emotivo, alle forze dell'ordine, che sia, per evitare di lasciare la persona da sola. Questo è tutto. Io, scusate un po' per la filippica, però ci tenevo a fare un po' di chiarezza intorno a questo tema. Fatemi sapere voi che ne pensate qui nei commenti, se lo andrete a scaricare. Io vi lascio comunque il link al sito ufficiale. Ringrazio il mio amico Vladik che mi ha dato una mano con la recensione. Ci vediamo sempre qui su Tecnoandroid con un altro video. Ciao!